Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, una puntata particolare quella dei Blitz friulani perché andremo in Carnia, per la precisione nella zona della Val Tagliamento, nelle Dolomiti friulane dove andremo ad ascoltare insomma della musica vera, quella delle radici storico-culturali, insomma la musica folk, la tradizione culturale della propria terra identificata musicalmente parlando nel pentagramma. Senza tanti giri di parole e per entrare subito nel vivo del programma andiamo a conoscere i Ghidina Folk, una storia, una passione, quella vite senza fine che roteando mantiene vivo il ricordo tra passato, presente e futuro. Insomma, i Ghidina Folk, un duo familiare con papà Valentino, accompagnato dalla grinta della figlia Alessandra. Però attenzione, tutto nasce dalla presenza, e lo vediamo lì con noi, del patriarca Adriano, il fondatore. Senza tanti giri di parole, nelle vostre vene scorre la musica. Cari amici, ci raccontate un po' di voi. Allora, io mi chiamo Ghidina Adriano. Suono la fisarmonica da 70 anni. Ho cominciato con la fisarmonica di mio papà assieme a mio fratello e siamo andati avanti per un bel po' di anni. Poi sono andato all'estero, in Francia, ho suonato anche in Francia, in Svizzera e in Germania. Torino, Milano, Como, sempre per questione di lavoro. E ho sempre continuato con la fisarmonica, sino a quando dopo sono venuto residente nel mio paese a Forno di Sotto e ho messo su il complesso assieme con amici di Nimis. Thank you.
Il vostro repertorio si differenzia dagli altri gruppi locali perché propone quel mix che fa ballare tutti, soddisfa tutti i gusti del panorama musicale. Senta, la musica oggi è un po' cambiata da diversi anni, perché la musica popolare una volta era più frequente, perché erano più uniti. Adesso il mondo è cambiato. Niente, vogliono un po' di tutto, balli di gruppo, mazurche, polche, baciate, meneiti, di canzoni. E tocca al folk popolare una volta, che va di moda tutt'altro al giorno d'oggi, e passiamo a quelle canzoni moderne. Stagione estiva 2023 in corso, ma l'autunno, come si dice, è già alle porte professionalmente parlando. Insomma, Cas Vinti, Cal Plovi, Cas Sedichialt, Tal Cuviarto, Tal Libari, Ghidina Folk, Simpri a Suning, insomma, indifferenzialmente dal tempo. Abbiamo ancora delle uscite sino a settembre, per il momento. Domani siamo a Sauris, a Festa del Prosciutto. Poi abbiamo Festa di Borgata qua a Forni di Sotto, dopo abbiamo Trasaghis, Festa dei Funghi a Forni di Sopra, e abbiamo Rivalpo il 15 di agosto, poi andiamo a settembre.
questo speciale non è altro che una puntata zero di una serie di eventi visibili sulla nostra web TV con protagonisti proprio i Ghidina Folk, tra musica popolare, abbiamo detto, e anche attuale. Da una parte le radici storiche e culturali, dall'altra l'oggi, perché la musica fa muovere e il movimento è uno di quei sali naturali contro il logorio che sposa e scinde in un unicum i boomers, come si dice adesso, e la generazione X. E per concludere questa prima puntata, anzi questa puntata zero, come si direbbe, anzi come si dice in gergo tecnico, l'ultimo assaggio del duo Alessandra e Valentino. E come si dice dalle nostre parti, Mandi, alla prossima. Musica maestro.